le immagini precedenti mostrano la leggenda punti dell'archetto operato, che vi ricordo si lavora su due righe di andata e ritorno e quattro quadratini di base. Il quadratino di base nella lavorazione del filet è composto da quattro punti, quello pieno sono quattro punti alti, quello vuoto o rete semplice è formato da un punto alto, si lasciano due punti di base, due catenelle di separazione ed un punto alto chiuso sul quarto punto e che va a chiudere il quadretto vuoto. La lavorazione del filet la trovate sul canale in un video specifico. Questo è l'archetto operato che andremo a lavorare insieme. Andiamo ad iniziare la lavorazione del nostro punto. Inizio la prima riga con 3 catenelle che, come vi ricordo, sostituiscono la prima maglia alta di ogni inizio riga, 3 catenelle che sono lo spazio di separazione dell'archetto del nostro punto operato. Vado a lasciare 2 punti di base e nel terzo vado a lavorare il mio punto basso che chiude la metà dell'archetto. Lavoro 3 catenelle per dare spazio all'altra metà dell'archetto, carico il filo, lascio 2 punti di base e vado a lavorare un punto alto nel punto successivo e ho chiuso il mio primo archetto operato che stiamo lavorando su 2 righe. Vi ricordo sempre che questo archetto, come tutti gli archetti, si lavora su 7 punti di base. Abbiamo il primo punto, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo. Il secondo punto invece lo lavoreremo su 6 punti di base, perché se vi ricordate in un altro video vi ho spiegato che nella lavorazione del filet la maglia che chiude lo spazio precedente sia pieno che vuoto è anche la maglia che apre lo spazio seguente sia pieno che vuoto. Quindi vado a lavorare le mie 3 catenelle per dare spazio all'archetto, lascio 2 punti di base e lavoro un punto basso sul punto successivo. Continuo con l'altra metà della sequenza e vado a chiudere il secondo archetto con la mia maglia alta. Continuo, lascio sempre i 2 punti di base e nel terzo lavoro il punto basso. 3 catenelle, carico il filo e vado a chiudere la mia sequenza sulle 3 catenelle iniziali o sul primo punto iniziale, come lo volete chiamare voi o come vi è più comodo. E abbiamo lavorato la prima riga del nostro archetto operato con rombi all'interno. Vi faccio vedere il simbolo corrispondente all'archetto che stiamo lavorando. Questa è la figura che rappresenta tutto l'archetto operato che si sviluppa su 2 righe. Questa è quella che abbiamo lavorato adesso. Maglia alta, 3 catenelle, punto basso, 3 catenelle, maglia alta a chiusura dell'archetto. Nel giro di ritorno andremo a lavorare la parte superiore che è rappresentata da questo simbolo e che nella rappresentazione completa, vedete, va a chiudere il rombo centrale. Chi
usa questo punto, si accorge che è rappresentato da due maglie alte chiuse assieme, ma io ho usato due maglie alte doppie perché danno più definizione all'archetto centrale che va a chiudere il rombo e non mi tira ai lati del quadrato. Quindi andremo a lavorare con una maglia alta, 3 catenelle di separazione, un punto alto doppio chiuso per metà, un punto alto chiuso per metà e poi verranno chiuse tutte e due assieme, 3 catenelle che danno lo spazio all'archetto, vedete lo spazio sotto, e chiudiamo la sequenza con il nostro punto alto. Partiamo con la lavorazione del secondo rigo per andare a chiudere il nostro archetto. Lavoro le mie 3 catenelle iniziali, che sostituiscono la prima maglia alta, 3 catenelle che mi danno lo spazio all'archetto, carico due volte il filo perché vi ricordo io ho lavorato il mio punto centrale con una maglia alta doppia, mentre invece lo schema che trovate in rete lo lavora con una maglia alta, va bene sia nell'uno che nell'altro caso, io preferisco lavorare con la maglia alta doppia perché mi dà più definizione al rombo centrale. Quindi dicevamo, carico due volte il filo e entro alla base delle 3 catenelle appena lavorate. Vado a chiudere per metà il mio punto alto, ricarico di nuovo due volte il filo e punto nella maglia alta che chiude tutto l'archetto del primo rigo. Vado a chiudere prima per metà il mio punto e poi tutte e due le maglie assieme. Lavoro gli ultimi due gettati e chiudo definitivamente il punto. Vedete che già si è delineato il rombo centrale. Vado a lavorare adesso le mie 3 catenelle di separazione per l'archetto laterale, carico una volta il filo e lavoro il punto alto di chiusura del mio quadratino. E così è come si presenta il nostro archetto operato che stiamo lavorando. Vi faccio rivedere. Lavoro le mie 3 catenelle di separazione per lo spazio dell'archetto, carico due volte il filo, punto alla base della maglia alta che ha chiuso la prima sequenza e chiudo il punto alto doppio per metà, lasciando due gettati sull'uncinetto. Ricarico di nuovo il filo per due volte, punto nella maglia alta di chiusura del secondo archetto e chiudo per metà il mio punto alto doppio. Vedete che sull'uncinetto mi rimangono 3 gettati. Chiudo prima i due gettati dell'apice dei due punti alti doppi e poi li chiudo completamente. Lavoro le 3 catenelle che danno lo spazio all'archetto, carico il filo e chiudo la sequenza con un punto alto sul punto alto di chiusura dell'archetto sottostante. Vedete? Di nuovo 3 catenelle, un punto alto doppio alla base della maglia alta che ha chiuso il quadratino, chiudo per metà il punto. Ricarico di nuovo il filo e questa volta punto sulla terza catenella iniziale. Chiudo il mio punto per metà e poi definitivamente.
andiamo a chiudere il nostro quadratino con 3 catenelle di separazione dell'archetto superiore, carico il filo e ripunto l'uncinetto alla base del punto alto doppio che abbiamo lavorato in precedenza e vado a chiudere il mio quadratino. Ecco qua. Ecco qua. Vedete? E abbiamo lavorato il nostro archetto operato con all'interno il rombo. Vi faccio vedere di nuovo la sequenza. Inizio con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, 3 catenelle che danno lo spazio all'archetto, e andiamo a puntare l'uncinetto all'apice della chiusura dei 2 punti alti doppi e vado a lavorare il mio punto basso per la sequenza del primo rigo del secondo archetto. In effetti questo, stiamo rilavorando questo, una maglia alta, 3 catenelle, un punto basso, lasciamo 2 punti di base, 3 catenelle, lasciamo 2 punti di base e chiudiamo la sequenza con un punto alto. In questo caso che stiamo lavorando sull'archetto operato del giro sottostante, il punto basso lo andiamo a lavorare, come vi ho fatto vedere poc'anzi, all'apice dell'incrocio dei 2 punti alti doppi. Continuo con 3 catenelle di separazione, carico il filo e vedete che qui abbiamo il punto alto che chiude il quadratino. Entro in quel punto e vado a chiudere la mia sequenza. Questo è lo strano effetto ottico che dà quando trovate questo punto sugli schemi. In genere l'occhio vede un cerchio, ma il punto in effetti è questo che contiene il rombo interno. Quest'altri punti invece vanno a creare quell'effetto ottico a causa delle varie lavorazioni che si incrociano. Continuo con 3 catenelle ed un punto basso all'apice dell'incrocio dei 2 punti alti doppi del giro sottostante. 3 catenelle, chiudo la sequenza con un punto alto sul punto alto di chiusura del quadratino sottostante. Di nuovo 3 catenelle, un punto basso all'apice dell'incrocio dei 2 punti alti sottostante. Tre catenelle, e chiudo con un punto alto sulla terza catenella iniziale. E abbiamo lavorato il primo rigo del secondo archetto operato. Rigiro il lavoro e vado a lavorare le mie 3 catenelle che mi danno il primo punto alto, le 3 catenelle di separazione che mi danno lo spazio dell'archetto, carico 2 volte il filo, punto alla base delle 3 catenelle e chiudo il punto per metà, ricarico 2 volte il filo, entro nella maglia alta di chiusura del quadratino e chiudo il mio punto alto doppio per metà, lo chiudo completamente, vedete che si è formato il rombo,
Lavoro le tre catenelle di separazione dello spazio superiore, carico una volta il filo e chiudo il mio punto alto alla base del secondo punto alto doppio che ho lavorato per chiudere il rombo. Vedete come si è formato il cerchio di cui vi parlavo? E questo è l'effetto ottico che si crea sugli schemi che voi trovate in rete. Ma in effetti il punto è dato dalle due righe che abbiamo lavorato in senso contrapposto e che al centro, avendo l'archetto di 3 catenelle nel primo giro e di 2 punti alti doppi chiusi assieme nel secondo, vanno a formare il rombo centrale del nostro archetto operato. Finisco la riga e poi vi saluto. Lavoro le 3 catenelle di separazione dello spazio, carico 2 volte il filo per il mio punto alto doppio, entro alla base della maglia alta che chiude lo spazio precedente e chiudo il punto per metà. Ricarico di nuovo il filo, punto nel punto alto che chiude il quadratino seguente, chiudo il punto alto doppio per metà. Lo vado a chiudere assieme completamente. Lavoro le 3 catenelle per dare spazio all'archetto e chiudo il mio archetto operato su 2 righe e 4 quadratini di base con il punto alto sul punto alto sottostante. Catenelle, carico 2 volte il filo, entro alla base della maglia alta appena lavorata, chiudo il punto alto doppio per metà, ricarico 2 volte il filo, punto l'uncinetto sulla terza catenella iniziale dell'archetto sottostante, chiudo il punto per metà, lo vado a chiudere in modo definitivo, lavoro le 3 catenelle di separazione. Carico il filo e lavoro il punto alto di chiusura del quadratino alla base del secondo punto alto doppio appena lavorato, in questo modo. Ecco qua. Questo archetto lo potete usare tranquillamente negli spazi vuoti della lavorazione del filet. È un modo alternativo di sostituire la rete semplice che vi ricordo è formata da un quadratino su 4 punti di base, lavorando una maglia alta, 2 catenelle, si lasciano 2 punti di base e si chiude il quadratino con un punto alto. Questo quadratino invece, detto archetto operato, viene lavorato su 4 archetti di base e su 7 punti lo vanno a formare. Spero di essere stata utile, che la spiegazione sia abbastanza chiara. Per qualsiasi dubbio potete lasciare un messaggio sotto al video. Grazie, alla prossima!